C'è qualcuno che cambia 50 euro? Stasera non vedrai. Un punto scavante. Chi sono? Magari saranno poi la parola italiana è stata arrivi al me, prosegui e arrivi da Cacoli. Ecco perché Cacoli è esercitata da Cacoli Cicilla, perché la strada più. La lingua nostra, per esempio, io ho scoperto che a Luzzi l'accento non usciva come lingua e l'accento io mi chiamo andiamo già da Peppino, che Peppino è qui sotto. Siamo molto emozionati di essere qui dopo 70 anni. Madonna, 70 anni. 70 anni, anzi, un po' più di 70 anni. Ho cambiato un sindaco oggi, Boscaiolo. Oggi siamo, come dire, sindaco Boscaiolo. Porta di mia gratia. Ok, bene. Oh. Andiamo a vedere. Mo sei tu il Cicerone. Certo. Cesarino Curcio, Cesarino Curcio è il padre. È il padre. Chi coltivava il potere era Zu Peppino. Che era il papà. Ma chi ha ucciso Rosa Maria? Il padre che era molto più grande, aveva 60 anni più di lui. Cesarino era il compagno, l'antifascista, quello si è sposato quando aveva 57 anni. Supola come ce ne sono. Che dopo lui ha detto, chi è che ha detto che ce la fa vedere? Sì, principalmente esattamente com'era. Con le cose tutto. Che erano queste caselle, caselle che è italiano, non è il dialetto, è italiano. Se vai sul dizionario.org, il Tommaseo, trovi casella, la decima definizione, scritto Torre di Castagnari. Torre di Castagnari, all'undicesima, mentre per esempio in Emilia viene chiamato hanno contestato. Questi arnesi qua erano arnesi che c'erano nella casella. Questa veniva attaccata al mulo, all'asino, e schiacciava il grano, poi veniva volato. Che poi probabilmente mio padre la conosceva perché Cesarino gli riportava, lui gli portava, che gli riportava e lui incontrava i foto per lui. Che meraviglia sta foto. Perché questa pure è bellissima. Le foto la maggior parte sono di Giuseppe Malito. Giuseppe Malito, le foto Malito è stata dichiarata. Questa è Padula che parla dei coltelli di Pedace. E questi sono i coltelli. Questo è un coltello che probabilmente tuo padre avrà visto. Sicuramente.
e sono di osso, questi sono ormai consumati. Questa è la coppa. E questi sono, è il letto. Ah, ma pensa! Che li caricavano che era stato portato. E questi qua caricavano sulla coppa. Passa la vita, passa dal balcone, scendono giù, comprano pezzi di cielo, vanno lontano, che più non si può. Perché traditi all'amore, quelli che sono morti perché la gente lo andasse a vedere strozzato in piazza, quelli che sono morti perché allergici alla polvere da sparo e non hanno capito niente neanche dopo la guerra. Intero aria attorno al gommone troppa acqua, arancia rossa in vestaglia di raso tra punta di benessere e ascolti la tua radio con le cuffie da TV accesa rispondendo a cercare ricevi fuoco nelle tasche dico sorridi alla tua morte sopra di te rispondendo a cercare ricevi fuoco nelle tasche dico sorridi alla tua morte. Avanti po', alla disco, va della no, va della no.
all'Arisco, all'Arisco, bandiera no, bandiera no, all'Arisco, bandiera no. Noi non cantiamo questa canzone all'oscuro di questa verità storica. Buongiorno. Però, perfino nel bellissimo film di Filippo, Pietro si lancia nel territorio dell'anarchia, lo dice. E noi prendiamo questa parola come fosse un'ispirazione poetica e letteraria, e anche come un pensiero politico. Gli dedichiamo perciò questa bellissima canzone di Leo Ferretti. Non sono l'1%, ma credetemi esistono in gran parte spagnoli. Lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscono, sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non so l'1%, ma credetemi esistono figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai. Quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte son morti come indifferenti, con l'amore nel pugno, per troppo e per niente han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito e colpiranno ancora. Ma credetemi esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare, chi è che scende per strada non lo dimenticare, o non gli anarchici. Hanno bandiere nere nella loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia, del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non solo l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se loro non credi mi puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Thank you.
Ma non lo riconosco più il tuo padre qua. Questo è mio padre. Questo qua non lo riconosco. Questo è Tuture Carrine, un altro che. E invece questo è Gullo. Sì, questo è Gullo. No, noi solo questo abbiamo. E quello è tuo padre che parla di padre. Ma ancora più male. Mi ha smesso poco dopo. Questo è da sindaco qua a Milano. Questo è dopo. Dopo. Prima e dopo. Questi sono tutti pedagesi a Milano. Questo è un poeta. Un poeta. Questa foto di quando era? 52-54? No, di più, questo? Di più, 56. Ma come sono vestiti? Sembrava addirittura. Vabbè, se quella differenza poi. Questo sono io. E questo sei tu. Questa è mia nonna, ormai. Mia madre, sì. Fatto? È sempre... loro gentilmente sono prestati a venire qua e a cantare al coro Mater Dei di Pedace, e perché io volevo dare un'idea un pochino. Troverete ciliegi, meli, noci, oncani. Qual è la differenza tra panorama e paesaggio? La prima cosa che chiedo è un bel coso, una bella cartolina. Il paesaggio è il panorama con gli uomini dentro, con gli uomini che hanno vissuto questi luoghi. E l'abate Gioacchino nel 1300. Il primo che ha detto. Costa nord del Gariano e a livello di 100 celle. Che pari è più alto della voce di Ole. La legge Pica e la relazione Massari è il braccio destro di Garibaldi, è lui che dalla caccia spietata a Pietro Monaco ovviamente corrompe i suoi gregari che lo uccidono esattamente qui sotto. Niente, anche lui è un brigante famigerato e terribile, terribile anche per l'età, perché a quanto pare diventa brigante. Tito, il professore Cantarano, andiamo al luogo dove è stata tagliata. Fortissimo legame, non tanto latente, non tanto diciamo evidente, forse latente, non so fino a che punto. E qual è, diciamo, è il re Ali.